Sì. Si sente dietro? Bene. Bene, grazie a Giovanni, la Cunima con la quale di fatto ho partecipato alla creazione. Perché quando la persona che mi spiegò, che mi svelò il perché gli extraterrestri sono nel nostro mondo e anche perché hanno questa strana per noi metodologia che non comprendiamo, mi fece capire che noi esseri umani, in quanto cittadini di questo pianeta, che abbiamo creato delle barriere mentali, perché i confini che sono segnati sulle cartine geografiche non esistono nel pianeta, non ci sono confini. Il pianeta è una sfera e non esistono barriere, le creiamo noi esseri umani. Eppure noi tutti respiriamo la stessa aria, beviamo la stessa acqua, più o meno mangiamo, soprattutto oggi col commercio internazionale, lo stesso cibo. Il mio maestro, padre spirituale, mi spiegò che il concetto base delle società evolute, moltissime che ci stanno visitando, è la responsabilità di ciò che accade nel tuo mondo. Che l'attitudine che abbiamo noi terrestri di chiuderci dentro recinti visibili o invisibili e di farci i nostri affari personali è stupido, perché tutti alla fine respiriamo lo stesso inquinamento, non solo la stessa aria. Quindi un problema che accade nel mondo prima o poi ci riguarderà direttamente. E quindi mi spiegò il mio padre spirituale, nessuna novità, sono cose che attraverso la religione o la solidarietà già c'erano state spiegate, però viste nel modo in cui il mio padre spirituale me le spiegava, avevano un sapore diverso. E quindi mi disse: l'essere umano non è il corpo perituro che muore, l'essere umano è lo spirito, intelligenza eterno che si esprime nel tempo e nello spazio svariate volte per acquisire l'evoluzione, e quindi l'incarnazione ha con sé o comporta una responsabilità, e questa responsabilità non è solo verso noi stessi, ma è soprattutto nel momento in cui noi abbiamo garantito il nostro pane e il nostro bicchiere d'acqua verso coloro che soffrono. E quindi ho partecipato a creare la FUNIMA, ho partecipato e partecipo tuttora, ho partecipato e partecipo all'associazione antimafia e quando posso anche do una mano ad Our Voice, perché fare il bene alla fine uno ci prende il vizio. Ovviamente il mio tema rimane la visita extraterrestre, ma non disancorata da quello che accade nel mondo, perché se esseri di altri mondi hanno investito in tecnica, economia, personale, logistica, un sistema per noi inimmaginabile considerando quanto spendiamo noi e quanto costa noi mandare delle sonde nello spazio, deve essere qualcosa di molto importante che accade nel mondo. Quindi la loro presenza non è qualcosa che riguarda l'oltre, riguarda noi. Quindi una volta che ho capito questo, mi sono dedicato allo studio della nostra società, del perché siamo fatti così, quali sono le vere cause di certi problemi e tante altre cose. Un cammino lungo, ho compiuto 30 anni di ricerca ad aprile di quest'anno, conobbi Eugenio Siracusa, mio padre spirituale, nell'aprile del 1988. 88-2018, sono 30 anni esatti. Il tema è molto vasto e
complesso e ovviamente la parte prettamente tecnica materiale del fenomeno è quella meno importante, l'UFO, la navicella, la prova, il filmato, che sono necessari dal punto di vista della ricerca, ma ovviamente una società che esprime delle tecniche è molto più complessa della tecnica stessa. E come, per farvi un esempio, se un'extraterrestre volesse comprendere la nostra società umana studiando le sonde che abbiamo mandato su Marte, capiremo poco o niente, perché la società umana è complessa, è variegata, presenta tantissimi aspetti, tutti quelli che la scienza oggi ha scoperto e anche ambiti che la nostra scienza ancora non ha scoperto. Quindi, siccome è un viaggio molto pericoloso e anche difficile, perché oggi navigare in rete ti espone al mare magnum delle fake news. Le fake news sono soprattutto quelle che ci danno tutti i giorni attraverso i nostri TG e i nostri maggiori quotidiani. Una grande barzelletta che ci fa vedere una realtà che non esiste. Quindi, per aiutare le persone che volessero dedicarsi allo studio di questa straordinaria tematica, ma soprattutto dei contenuti culturali che da questi esseri sono pervenuti a noi da 70 anni a questa parte, a chi me ne fa richiesta, scrivendomi a questo link, a questa mail, scusate, mando un link da cui potete scaricarvi 18 libri gratis in formato elettronico che rappresentano un bagaglio di base, per quanto molto approfondito, in grado di darvi una bussola di orientamento e di discernimento per comprendere dove sta la verità e dove sta la menzogna. I temi trattati sono sia quelli che conosciamo e altri che, ribadisco, ancora non conosciamo. Quindi, se siete interessati, scrivetevi a questa mail. Una parte dei libretti li abbiamo stampati in formato cartaceo, per chi ancora non è avvezzo all'uso del formato elettronico, e li trovate sui tavolini all'ingresso, dove trovate anche i documentari a tema ufologico e altro che ho realizzato per la RAI e per altre TV, ma principalmente per il programma Voyager, che credo più o meno tutti ne abbiate sentito parlare. Poi, a un certo punto, ho deciso di smettere col mondo televisivo perché era molto frustrante, in quanto non mi permetteva di esporre le cose più preziose che io andavo scoprendo attraverso le ricerche che portavo avanti e porto avanti tutt'oggi a livello mondiale. Sono stato in Russia, Stati Uniti, Europa, America Latina, Russia, in ambiti di intelligence, in ambiti scientifici, in ambiti militari, in ambiti testimoniali. Di UFO in giro per il mondo ne ho visto abbandonate perché sono qui. Il credo dell'UFO lo trovo stupido. L'UFO è oggettivo, oggetto volante non identificato, quindi se è oggettivo non può essere argomento di credo. Se è oggettivo è argomento di ricerca e quindi di scienza. Se faccio una ricerca abbastanza seria, scoprirò se questa fenomenologia è vera o è falsa. È verissima, quindi da ricercatore dopo sono diventato anche testimone. Altro strumento molto utile di studio, il mio canale YouTube, vi invito a iscrivervi, così aiutate il canale a diffondersi, o meglio ancora l'informazione che vi è contenuta, un grandissimo numero di conferenze sui più svariati argomenti, con documentazioni molto importanti che vi aiuteranno a capire. Poi, se scaricate questo programmino di messaggeria, una specie di WhatsApp, mi cercate, vi iscrivete, riceverete in automatico le informazioni sugli eventi che porto avanti. Quelli a breve scadenza, domani, sarò 13 maggio, sarò a Pomezia, vicino a Roma, per un convegno dove ci sarò io, Maurizio Vaiata, Pablo Aio, che credo abbiate conosciuto con il programma Mistero, il testimone che filma questi oggetti, Fabrizio Mollicone,
il segretario generale del Centro Ufologico Nazionale Roberto Pinotti, il carissimo amico, il caro amico, il giovane Gaspare De Lama, protagonista di un importantissimo caso di contatto che c'è stato a cavallo tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 70, che è un giovanotto di 97 anni che ancora gironzola per l'Italia in un bel largo. La settimana successiva sarò a San Marino, altro convegno molto importante, internazionale. Tra l'altro avrò finalmente modo di conoscere di persona un signore di cui parlerò oggi, che è un ex militare americano che è stato testimone della disattivazione di una base nucleare militare da parte dei dischi volanti, o degli extraterrestri se preferite. Chiudo il mese, 27 maggio, domenica, a Salerno, sarò col padre di Giovanni, Giorgio Bongiovanni stigmatizzato, il tema sarà Civiltà oltre la Terra, Gesù Cristo e la scienza dello spirito. Cari amici, tanto vi ringrazio di essere qui, Thomas, che ringrazio assieme a tutto il gruppo dei ragazzi di Ancona che ha organizzato in questa bellissima sala questo evento con un tema importante, perché stanno accadendo delle cose molto importanti in questo momento esatto. Ne abbiamo parlato poche settimane fa, qui c'era Giulietto Chiesa, ieri tra il pubblico. Giulietto lo conosco da vari anni ed è una grandissima fonte di informazione su questi temi. Quindi grazie, grazie Thomas, grazie ragazzi, grazie a voi per essere qui. Vorrei iniziare, per quanto abbia già iniziato, chiedendovi una cortesia. Dirò cose che forse non avete mai sentito, le collegherò in un modo che molto probabilmente non avete mai sentito e parlerò di temi che conoscete in una forma che forse non avete mai sentito. Quindi il rischio è che urti la vostra sensibilità. Non voglio urtare la vostra sensibilità, voglio semplicemente che questo incontro sia un incontro di scambio. Non vi voglio convincere di niente, non è il mio compito. Voglio solo farvi dei ragionamenti, mostrarvi delle cose, darvi delle informazioni che io ho acquisito in questi 30 anni, molto preziose. Io conosco la storia, quella che è accaduta e quella che deve accadere. So quello che sta accadendo e so quello che accadrà. Vedo da molti anni ciò che noi chiamiamo profezia diventare verità storica. A volte mi è capitato di discutere polemizzando con esperti nazionali e internazionali che mi dicevano: quello che tu stai dicendo non può accadere. Invece poi accade. E quando accade, questi personaggi mi dicono: ma come facevi a saperlo? Non ti preoccupare, perché a volte lo posso dire, a volte no. Quindi cercherò di fare un ragionamento e di spiegarvi delle cose per in qualche modo illustrarvi il perché io posseggo questa apparentemente strana facoltà di conoscere il futuro. Per cui ascoltatemi, non fate come spesso accade quando io dico una cosa che vi urta, non è possibile, cioè vi chiudete e vi perdete la spiegazione. Forse con molti di voi non ci incontreremo più, quindi oggi potrebbe essere l'unica occasione di ascoltare un ragionamento. Non ve lo voglio imporre, non vi voglio dimostrare nulla, non vi voglio provare nulla, voglio semplicemente raccontarvi una storia e vi chiedo: non sentitevi offesi o urtati da quello che dirò. Datevi del tempo, perché la storia è in movimento e spesso la storia scavalca le opinioni e le consuetudini umane. Siamo in un tempo particolare, stanno accadendo cose particolari e altre ne accadranno nel futuro che cambieranno per sempre il volto di questo mondo e della nostra società.
Quindi questa informazione alla quale io ho dedicato e dedico tutta la mia vita è molto molto importante, non da un punto di vista filosofico o da un punto di vista di passione o di semplice acquisizione di dati, è una informazione che riguarda la nostra possibilità di sopravvivenza, riguarda la nostra vita, i nostri figli, il nostro lavoro, i nostri soldi. Quindi ascoltate quello che ho da dire, non voglio polemizzare, non mi interessa, ribadisco, non voglio dimostrare nulla, poi quando la serata sarà finita tutti noi torneremo alle nostre case e ognuno sarà libero di rimanere nella propria opinione. Non voglio scandalizzare nessuno, voglio semplicemente cercare di portarvi su un territorio che forse è l'unica occasione che avete di visitare. Parto da, farò delle analisi, quindi parlerò di geopolitica, parlerò di fatti che stanno accadendo nel mondo, di potere, di guerra, di Russia, di Cina, di Corea. Parlerò di religione, di extraterrestri, parlerò dell'uomo, parlerò della vita, parlerò della morte. Spero di riuscire a fare tutto, il materiale è tantissimo, ma se non leggo tutte queste cose non si capisce e non capirete il perché ho iniziato in questo modo qui. Intanto parto da un incipit molto noto, la vecchia serie televisiva X-Files, I want to believe, voglio credere, ma io voglio credere, io non voglio credere, io voglio sapere, perché quel credo, cari amici, ci hanno diviso, ci hanno portato in guerra, il credo ci hanno impoverito, abbiamo creduto che Monti risolvesse il problema del debito pubblico, non era vero, come non sono vere tante cose che i politici ci promettono. Ma noi abbiamo a casa un elettrodomestico che è quello più costoso e che non sappiamo come funziona, è il nostro corpo, il nostro essere. A volte diciamo, ah, ma io sono fatto così, ma perché sei fatto così? Quando noi nasciamo siamo un libro bianco. Ciò che ci forma è l'educazione e soprattutto l'informazione. L'informazione è preziosissima. La parola informazione è un termine che proviene dal latino informatio, che significa idea, rappresentazione e anche istruzione, formazione scolastica, educazione. Informatio deriva dal verbo latino informare, che vuol dire dare la forma. Dare la forma. La forma che prende ciò che noi chiamiamo la nostra personalità non è un qualcosa di autocostruito, ci proviene dal mondo esterno. Quindi ciò che ci forma, l'informazione, la formazione del nostro io, è molto importante. Dobbiamo essere certi che l'informazione che riceviamo sia corretta. Ci hanno detto, ribadisco, che Mario Monti avrebbe risolto il debito pubblico, è stato un golpe bianco, un presidente eletto, Silvio Berlusconi, è stato tirato giù dalla sera alla mattina per metterci questo signore, laureato alla Bocconi, che presumibilmente, secondo quello che ci è stato raccontato, informato dai giornalisti, avrebbe risolto i problemi dell'Italia. Non li ha risolti, li ha peggiorati. Quindi questa informazione è menzognera, però ci ha dato speranza. La speranza è rimasta vana, rimanendo vana il problema è aumentato. Perché è aumentato? Perché l'informazione, questa parola, la possiamo ancora scomporre in questo modo qui, diventa informazione. Cioè l'informazione che riceviamo dà la forma alle nostre scelte. Quindi se l'informazione è sbagliata, le nostre scelte saranno fallimentari. Oggi purtroppo questo discorso che dovrebbe essere fatto nelle scuole, che stanno distruggendo i nostri politici, e dovremmo chiederci perché le stanno distruggendo, a cosa conviene
chi conviene, è molto importante affinché la nostra vita sia felice, perché avere un problema economico è causa di infelicità, non solo economica, anche sentimentale. È difficile mantenere l'amore di una coppia e l'armonia di una famiglia se ci sono grossi problemi economici, quindi le nostre scelte nel mondo della politica sono importanti per la nostra felicità. Se poi i politici, invece che essere delle persone oneste, si rivelano dei ladroni, per carità, rispettano la tradizione, questo è vero, forse non osano cambiarla. Quindi noi dobbiamo stare attenti all'informazione, quindi tutto quello che io parlerò oggi, che vi dirò, di cui parlerò oggi, riguarda l'informazione, perché io ho potuto cambiare vita. Facevo il macchinista ferroviere, lavoravo al compartimento di Ancona. Ho lasciato quella vita e me ne sono costruita un'altra grazie alla nuova informazione che ha modificato i miei parametri di valutazione delle scelte della mia vita, aprendomi delle possibilità prima impossibili solamente da immaginare. Quindi l'informazione poi deve essere sperimentata, cioè verificata, perché la verità, amici, io non ve la posso vendere. La verità è un percorso intimo, cognitivo, sperimentativo, è come assaggiare un cibo, lo potete fare solo con la vostra bocca. Non si può assaggiare un cibo con la bocca di qualcun altro se volete sapere la verità sul sapore di quel cibo. Quindi la verità è il percorso più intimo che un essere umano possa percorrere, perché la verità vi darà parametri veri. I parametri veri vi danno delle indicazioni certe, le indicazioni certe vi daranno successo nella vita. Non fallirete, è molto importante. Oggi la società ha molti problemi, tantissimi, e percepiamo, a volte allarmatamente, che questi problemi non abbiano una soluzione. Ma perché? Da cosa dipende questo? Oggi abbiamo un problema grosso, forse non era mai accaduto nella storia dell'umanità. Nessun cambiamento, amici, è possibile se non c'è un rinnovamento della cultura di base dell'essere umano. E purtroppo oggi noi popolo pensiamo come i ricchi, abbiamo gli stessi vizi, abbiamo le stesse malattie, abbiamo gli stessi obiettivi, abbiamo la stessa visione della vita, perché oggi, grazie al pervasivo mondo dei media, i ricchi ci hanno messo in testa, i potenti, che è diverso da ricco, si può essere ricchi ma non potenti, i potenti, che sono anche ricchi, ci hanno messo in testa una ideologia conforme e funzionale al mantenimento del loro potere. Quindi noi popolo che siamo schiacciati, abbiamo tanti problemi, non li risolveremo se non modifichiamo la nostra visione dei concetti base della vita e della realtà. Quindi è molto importante, perché oggi i media sono i nostri carcerieri, quindi dobbiamo riappropriarci della corretta informazione per essere calati coscientemente, armonicamente e responsabilmente nel processo storico in atto, se non vogliamo rimanere estremamente delusi fino alla morte da ciò che sta accadendo. Qualcuno potrebbe pensare, ma Caria sta esagerando. Sicuramente, può essere. Facciamo un test. Chi di voi sa che abbiamo un debito pubblico? Alzi la mano. Sapete tutti, eh? Chi è che mi sa spiegare bene da cosa scaturisce il debito pubblico? Me lo deve saper spiegare bene. Alzi la mano. Allora, cari amici, abbiamo un debito pubblico e lo sappiamo tutti. Ma non sappiamo perché ce l'abbiamo. Sta cosa è un po' rischiosa, perché una persona, un essere umano che ha un debito importante e non sa da dove viene e quindi è fuori controllo, è fallito, è solo questione di tempo. Infatti, cari amici italiani, l'Italia sta fallendo,
Gli imprenditori si suicidano, gli operai vengono licenziati, si suicidano, i numeri non li danno più. Il 50% del tessuto della media piccola impresa è andato in malora. Siamo vessati da istituzioni come Equitalia, adesso gli hanno cambiato nome, che era iscritta nel Delaware, paradiso fiscale per eccellenza, tassazione allo 0%, iscritta come società religiosa e no profit, l'Equitalia, nel Delaware. Quindi noi abbiamo un debito pubblico e non sappiamo perché. Siamo falliti. Perché va pagato, ce lo tolgono dalle tasche, questi soldi vanno via, tanti, miliardi, ogni anno vanno via. Non li pagano i politici, li paghiamo noi col sudore della nostra fronte, togliendoci un tozzo di pane, un libro al bambino per la scuola, un giocattolo. E com'è possibile che noi sappiamo di avere un debito e non facciamo nulla per sapere chi l'ha fatto questo debito? Perché io non mi sono indebitato con nessuno. Quindi se qualcuno ha fatto un debito, che se lo pagasse lui, ce l'ha lo Stato. Ma io il signor Stato non l'ho mai conosciuto. Non esiste. Non esiste la signora Equitalia. Esistono esseri umani dentro le istituzioni. Quindi noi popolo siamo vessati da esseri umani altri che si arrogano il diritto, grazie alla nostra ignavia e ignoranza, di vessarci. Pressione fiscale quasi al 70%. Il signor Stato è un dittatore. Poi vado a leggere l'articolo 3 della Costituzione. La Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del cittadino. Rimuovere gli ostacoli. Ma io vedo che la Repubblica me ne mette di continuo. È una nemica. Bisogna disconoscere la signora Repubblica, buttarla fuori di casa, perché siamo noi il popolo sovrano, articolo 1 della Costituzione. Siamo sovrani del debito, ma non del credito. Cioè ci hanno reso sovrani del debito, ma non del credito. Quando l'Italia ha incassato, nessuno ci ha chiamato a riscuotere, ci chiamano solo a pagare. E da cosa viene questo strano modo nostro di rapportarci al signor Stato? Dalla mancanza di informazioni. Quindi, al di là del discorso degli UFO, che uno può crederci o meno, pur se io abbia letto, che detesto il termine credo perché è stupido, essendo il fenomeno oggettivo, si fa ricerca, cioè scienza. Ma se non sappiamo nemmeno niente sui nostri soldi e sul nostro debito, beh, potrebbe anche essere che anche sugli UFO non sappiamo bene come stanno le cose. Andiamo a vedere i soldi. E cito un personaggio famoso, che è il signor Henry Ford, imprenditore, quello che ha fondato la casa automobilistica che porta il suo nome, che un bel giorno dice questa frase strana: è un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse, credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina. Che ci sta dicendo il signor Ford? Questi soldi sono una ricchezza o sono una schiavitù? Questo è il grafico dell'andamento del debito pubblico italiano fino al 2017. Nel 1959 e 69 il debito pubblico era il 30% del PIL, ci rimaneva in tasca il 70%. L'anno scorso abbiamo raggiunto il 133%, andiamo del 33% sotto zero, cioè si mangia tutto il PIL. Ma qui c'è stato Monti, è cresciuto, non è diminuito. Quindi questa informazione è importante. E guardiamo i soldi, questo ente a cui pensiamo tutti i santi giorni, volenti o dolenti, a volte lo pensiamo con amore, a volte lo pensiamo con odio, ma tutti i giorni pensiamo ai soldi. Guardate un po'. Molti di voi sicuramente hanno avuto in mano queste tre cartamonete: le 500 lire col mercurio alato, le 100.000 lire col Caravaggio e
i 10 euro. Analizziamoli uno per uno. Qui c'è scritto Repubblica Italiana e poi ci sono una serie di firme: Direttore Generale del Tesoro, Cassiere Speciale, Corte dei Conti. Poi c'è scritto biglietto di Stato a corso legale. Non c'è scritto la legge punisce gli stampatori e gli spacciatori di biglietti falsi. Non c'è scritto pagabili a vista al portatore. Ci saranno dei motivi per cui non ci sono scritte queste cose nella moneta da 500 lire? Quello che vi dico brevemente è che questa moneta non creava nessun debito. Era moneta sovrana del popolo italiano. Ogni emissione che la zecca dello Stato faceva, vedete Officina Carte e Valori, quella che stampa anche le marche da bollo, i francobolli, ogni emissione era ricchezza del popolo, ogni emissione di moneta, perché la moneta è come un metro, misura la ricchezza che il popolo italiano compra e produce. Poi andiamo alle 100.000 lire, e già qui le differenze sono sostanziali. Sparisce Repubblica Italiana, compare Banca d'Italia. A firmare sono diversi personaggi, il governatore e il cassiere, e c'è scritto pagabili a vista al portatore. Poi c'è scritto la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi. Pagabili a vista al portatore significa che tu potevi andare alla Banca d'Italia e chiedere il corrispettivo in oro di 100.000 lire. Andiamo a vedere gli euro. Quindi già due monete che non c'entrano nulla l'una con l'altra, quindi uno status giuridico differente, perché la moneta è un istituto giuridico. È sparito tutto, c'è più nulla, c'è solo un autografo, M. Draghi, e poi c'è una cosina piccola 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 che nessuno nota mai qui. Non c'è più pagabili a vista al portatore, non c'è più la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi, non c'è più Repubblica Italiana, non c'è più Banca d'Italia. Non c'è scritto nemmeno BCE, c'è la sigla assieme a scritta in vari modi. Però è scomparso tutto. Quindi questa moneta è ancora cambiata natura giuridica. Questo cosino qui microscopico, vi assicuro, non è uno dei batteri che salta lì della Lorenzini, ve lo garantisco, non è saltato lì. Guardate che cos'è. È il simbolo di Copyright. Il simbolo di copyright. La moneta quindi, da istituto di diritto pubblico, perché la moneta è la misura della nostra ricchezza, è diventato un istituto di diritto privato. Vedete, ci dicono che noi abbiamo un debito pubblico adesso di circa 2.400 miliardi. Non è vero, amici. Il debito pubblico del popolo italiano è tutta quanta la moneta esistente in Italia, fisica ed elettronica, perché tutta la moneta che noi usiamo ci viene prestata da una banca privata che si chiama BCE, che è in mano ad altre banche private, tra cui anche la Banca d'Italia, che è diventata privata anche quella, cioè ci è stata privata, ce l'hanno tolta privata. Quindi la moneta ha cambiato la natura giuridica del suo status sotto il nostro naso e non ce ne siamo accorti. Ah, che sapienti! E magari poi arriva il cugino, l'amico, la moglie, il marito e ci dice: sai, ho visto un UFO. Che ridi? Ma tutti lo sanno che gli UFO non esistono. Tutti chi sono? Perché tutti è sbagliato, perché c'è qualcuno che crede e qualcuno che non crede, c'è qualcuno che sa, c'è qualcuno che non sa, quindi tutti non significa nulla. Quindi
spesso, soprattutto le persone che hanno un alto livello di formazione scolastica, si sentono autorizzate, senza avere nessuna competenza, senza avere mai studiato ufologia, si sentono in diritto di aggredire un loro simile, perché tutti sanno che gli UFO sono una sciocchezza. Tutti chi? Nomi e cognomi? Ad esempio Caria non fa parte dei tutti, e quindi se Caria non fa parte dei tutti, già non è tutti, è qualcuno. Qualcuno tranne Caria, e magari tranne qualcuno di voi. Quindi vedete quanto siamo sciocchi, amici, e non siamo sciocchi sugli UFO, che uno potrebbe pensare alla fine che me ne frega. Siamo incompetenti in maniera spaventosa sulle basi stesse della sopravvivenza della nostra vita e della nostra famiglia. Senza soldi si muore, lo sappiamo tutti, non ci si cura, non si mangia, non ci si lava, non si paga l'affitto o il mutuo della casa, non si va a scuola, non si va da nessuna parte senza soldi. E non li conosciamo. Ma ci pensate che condizione di grave e spaventosa debolezza che abbiamo noi, popolo italiano, ex sovrano, se mai lo siamo stati. Ora, il problema grosso, amici, poi è un altro, che noi con i soldi ci finanziamo la vita fisica, ma poi vogliamo. C'è una grande sconosciuta che abbiamo tenuto fuori da casa nostra, si chiama Signora Morte. Signora Morte non ha paura delle porte chiuse, entra dal tetto, dal camino, attraversa i muri e ci viene. Un giorno ci viene a chiamare. Quello che accade quando la Signora Morte ci chiama non può essere dopo gestito con i soldi. C'è stato un capomafia che si è fatto seppellire con la bara piena di soldi, ma non se li è portati via. Quando noi andiamo via da questo mondo, non ci portiamo via manco gli spilli che tengono i colletti delle camicie nuove. Eppure nessuno di noi ha un progetto reale, concreto e scientifico sulla propria morte. Post morte, intendo. Qualcuno dirà, ma tanto non c'è nulla, dammi le prove. Dov'è la prova? Ma poi c'è Gesù, dammi la prova. Perché se c'è un islamico dice, io so meglio di voi, attenta, aspetta Gesù, a me 10 vergini. Ma è vero? La domanda è, ma è vero? È vero? Eppure, così come i soldi riguardano tutti e noi ne sappiamo nulla, anche la morte riguarda tutti noi esseri umani e noi ne sappiamo nulla. Abbiamo delle credenze, delle ipotesi, delle opinioni. Alle certezze scientifiche siamo al voto pneumatico, lo zero assoluto. E invece la morte è un fatto scientifico, amici, non è un fatto religioso. Perché se è scientifico il mio ingresso in vita in un corpo, è ovvio che è scientifico anche la mia uscita dal corpo e tutto quello che accade dopo. Ma è una scienza che a noi popolo è stata sottratta per dominarci attraverso la paura e l'ignoranza. Talmente siamo paurosi e ignoranti che non sappiamo nulla nemmeno sui nostri soldi, che sono la nostra sopravvivenza. Tutti noi accettiamo che la scienza studi la Terra e l'essere umano. È un fatto banale dirlo. Ma la scienza ci dice anche, ad esempio, che il pianeta Terra è circondato da un potentissimo campo energetico che ovviamente non è solo fuori, ma pervade e attraversa la materia del pianeta, che è una grande ciambella col buco ai poli. Qui vediamo uno spaccato, ma è una ciambella con un salvagente, si chiamano fasce di Van Allen. È un fatto scientifico, sono misurate, si sa cos'è l'energia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ad esempio invece pochi sanno che questo tipo di campo energetico ce l'ha anche l'essere umano. Ed è stato misurato. Esistono due potenti
punti di emissione di campo nel corpo umano. Uno ovviamente è il cervello, ma non è il più potente. Il campo più potente è quello generato dal cuore. Addirittura elettricamente il campo generato dal cuore è 100.000 volte più potente del cervello, 5.000 volte a livello magnetico. E il cuore poi contiene il suo cervello. Il cuore umano contiene tra 40.000 e 50.000 neuroni. Sento. E quando noi ci identifichiamo istintivamente, ci tocchiamo qui, perché se ci tocchiamo qui c'è un altro significato. E in questo campo c'è, esiste, è stato misurato, ma non lo sappiamo. Negli ospedali non se ne parla. Adesso vi leggo, amici, un estratto di un articolo scientifico da cui non ho tolto niente, non ho aggiunto niente e non ho modificato niente. Ascoltate un po'. L'attività elettromagnetica che avviene all'interno del corpo umano crea un unico, personale ma modificabile campo elettromagnetico che contiene un'enorme quantità di informazioni. Queste vengono trasmesse anche con l'esterno. Si è scoperto inoltre che l'energia elettromagnetica irradiata dall'uomo, udite, è in relazione diretta con la salute, la vitalità e le reazioni emozionali. Ah, e adesso come faccio, se sto male, a farmi una bella iniezione di campo? Se il mio campo è debole e sto male, per tornare in salute devo aumentare il valore del campo. E come faccio? Mi sa che con una siringa è molto difficile aumentare il valore del campo. La domanda è: ma i medici le sanno queste cose? No, la maggior parte non ne sa nulla, perché la scienza è a compartimenti stagni. Quindi il medico, per curare un essere umano, deve capire di fisica, deve capire di campi elettrici ed elettromagnetici. E siccome discende, deriva la salute, la vitalità e le reazioni emozionali, quindi depressione o buon umore, derivano dal valore di campo, come faccio ad aumentare il valore di campo? Quando me l'hanno detto, ho messo il dito nella spina, ma non ha funzionato, mi sono fatto male. E ancora, il corpo umano è un trasmettitore e ricevitore di campo elettromagnetico emesso e modulato con una banda che va da circa 1,5 a 9,5 MHz. L'hanno misurato? Si sa? Lo sanno? Da recenti studi di fisica quantistica si è arrivati a capire che la banda del corpo umano, banda di campo ovviamente, non è solo nell'intorno delle onde corte, come già detto 1,595 MHz. Questa è quella relativa all'emissione di campo elettromagnetico generato dalle cellule e dagli organi, ma in realtà il campo generale irradiato dall'essere umano si estende molto più su, almeno fino alla banda di emissione della luce. Ah, sono migliaia di anni che i maestri spirituali ci hanno detto: voi siete luce. Per adesso è spenta, dobbiamo accenderla. Siamo luce, c'è un campo. Non siamo solo il corpo, noi siamo molto di più. Quindi la nostra scienza è monca e noi siamo un territorio diviso in sé. Ogni territorio diviso in sé è debole e viene sconfitto e dominato facilmente. Questo è il motivo. Quindi da tutto questo, amici, e sono solo piccoli stracci di un immenso sapere a cui io ho avuto accesso, ho avuto la fortuna di conoscere scienziati che già lavorano in questi ambiti della luce che l'essere umano emette con strumentazione tecnica, ma non viene immessa nel circuito ospedaliero. Perché se no poi come fanno quelli della Big Pharma a venderci i loro veleni? Quindi
la parte energetica degli esseri umani, che ovviamente è quella che oggi abbiamo compreso e misurato, fa parte dell'anima e dello spirito. Lo spirito non è un qualcosa fuori della natura, lo spirito è parte della natura e c'è una natura visibile e una invisibile. Il computer c'ha l'hardware visibile e fisico, ma c'ha l'energia invisibile, si chiama elettricità. Quindi l'elettricità, per poter essere usata, bisogna conoscere le leggi fisiche, eppure invisibile. Non si vede l'elettricità, possiamo vedere gli effetti luminosi, il campo, ma l'elettricità non l'ha mai vista nessuno. Ma è importante, fondamentale, perché il computer funzioni. Quando l'energia intelligente va via dal corpo, noi diciamo è morto. Ma come può morire l'energia vita? Se noi siamo l'energia che vivifica un corpo, non possiamo morire, è una contraddizione in termini. Il fuoco brucerà sempre, l'acqua bagnerà sempre, non può l'acqua bruciare e il fuoco bagnare, perché è l'intima natura di quella sostanza. Quindi se la sostanza vita intelligente entra in un corpo, lo vivifica, è ovvio che non può morire. È il corpo, l'hardware che muore. Ma non è un argomento di credo religioso, amici, è argomento di scienza. Nessun credo religioso è in grado di dimostrare nulla. Ve ne do la prova. Facile. Ce l'abbiamo avuta sempre sotto il naso e gli occhi. Ma non ce ne siamo mai accorti, perché la personalità creata con in staccato formazione ci ha messo una bella gabbia che è una lente che distorce tutto e non ci fa vedere l'ovvio che è davanti ai nostri occhi. Questa è la distribuzione delle religioni di tutto il nostro pianeta: cristianesimo, islamismo, ebraismo, induismo, buddismo, confucianesimo e taoismo, animismo, e ovviamente non compare, ma c'è l'ateismo, cioè coloro che non credono a nulla, esiste solo la materia. Avete mai fatto caso che, nonostante l'enorme differenza dei concetti di fondo di questi credo religiosi, tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo? I credo religiosi non hanno nessunissima influenza sul normale e naturale, cioè scientifico, andamento della vita di tutti gli esseri umani, prescindendo da razza, sesso, condizione sociale e, come ho già detto, credo religioso. Anche i ricchi muoiono, come i poveri muoiono prima, ma vabbè. E questo significa che ci sono leggi scientifiche che riguardano tutti gli esseri umani, prescindendo dai loro credo religiosi, perché la natura se ne infischia dei credo. I credo sono niente, gabbie funzionali al mantenimento di un sistema di potere di gente che non lavora, che non produce e purtroppo anche che ha preso il vizietto di diventare bambini. Non è bello, visto che la loro funzione sociale in certi ambiti era importante. Quindi l'essere umano in vita e in morte è governato da leggi scientifiche naturali, così nell'incarnazione, così nell'aldilà. Noi programmiamo tutto quando facciamo le cose nella nostra vita, i nostri viaggi, le vacanze. Nessuno di noi programma il grande viaggio che si chiama morte. Non lo programmiamo, non sappiamo come fare. Ma vi rendete conto? Tutti vogliamo, nessuno ha un progetto. Oggi il progetto cos'è? Avere successo? Essere sexy? Magari vendendosi palloncini di plastica, botulino e altri amenicoli di questo genere. Ma nell'aldilà essere sexy è importante? Se sono sexy muoio meglio? Avrò una vita più felice nel post-morte? Non lo so. Se lo sapessi come fatto scientifico sarebbe importante, ma non lo so. Noi non investiamo niente
nel progetto di studio su che cavolo ci accade quando moriamo, come fatto scientifico, non come fatto religioso, per il semplice fatto che tutti moriamo, tutti quanti, nessuno escluso. Quindi queste leggi, amici, ci sono, lo ribadisco, state nascoste per fare di noi una massa inerme di dementi che vagano senza senso e senza scopo tutta la loro esistenza in vita, con progetti di vita anche belli, da carriere, il successo, il conto in banca, ma poi lasciamo tutto. Voglio la Ferrari, ma tra 200 anni sarà arrugginita, è ruggine. C'è qualcosa di importante che supera la Ferrari, la nostra morte è più importante della nostra casa, magari ti pago un affitto. Ragionamenti che nessuno ci fa. Quindi queste leggi scientifiche, se governano la nostra nascita e governano la nostra morte, sicuramente governeranno anche la nostra temporanea permanenza nell'aldilà, prima di tornare nell'aldilà, perché torniamo. Non è un fatto religioso, è un fatto scientifico, amici. La reincarnazione non è un fatto religioso, non è mai stato. È un fatto di scienza. Nel Vangelo è descritta benissimo. Ma noi pratichiamo una religione sconosciuta. Non la conosciamo, ne abbiamo sentito parlare da qualcuno. Ma non conosciamo la scrittura, non l'abbiamo studiata. Pensiamo che la scrittura sia noiosa perché chi ce l'ha raccontata non ce l'ha raccontata bene, perché nella scrittura ci sono delle cose molto importanti che riguardano un Signore che si chiama Gesù Cristo, nella nostra scrittura ovviamente, e suo padre che si chiama Dio. Sì, ma io credo in Dio, vabbè, ma come ragiona Dio? Che progetti ha? Visto che noi siamo le sue creature, quindi i suoi progetti ci riguardano. Che carattere ha Dio? Credere non significa nulla. Io posso credere che questa signora esiste, poi la vedo, ma non la conosco, non so come pensa, come ragiona. Quindi tutti crediamo in Dio, ma di sto Dio, chi è, che fa, come lo fa, perché lo fa, non sappiamo nulla. Quindi, amici, anche in questo campo, perché Dio esiste e anche Lui è dimostrabile scientificamente, basta dedicarci, sì, dobbiamo rivedere un po' di cose. Quindi dobbiamo rivedere il significato della religione, della spiritualità e delle profezie, perché sono tutti fattori scientifici, non sono fattori religiosi nel senso che ci è stato insegnato, perché la parolina religione viene da religo, verbo che significa legare, unire. E cos'è che va legato e unito, amici? La nostra vita e la nostra morte, perché sono un unicum che noi sperimentiamo. Sperimentiamo la fisicità e sperimentiamo la non fisicità nell'aldilà, che non conosciamo, non ne sappiamo nulla, ma esiste. Anzi, nell'aldilà ci stiamo poco tempo, nell'aldilà ci possiamo stare anche millenni. A fare che? Sarebbe importante saperlo, perché se uno scopre cosa vado a fare nell'aldilà, mi organizzo, mi programmo la mia vita per prepararmi all'ingresso in quel mondo, così come probabilmente mi sono preparato prima di venire all'ingresso in questo mondo. Non so se voi ve lo siate mai chiesti, ma che facevo prima di nascere? Io sono nato il 16 febbraio del 1959. Nel febbraio del 1050 che facevo? Costavo? C'ero? Non c'ero? È una domanda importante. Quando Napoleone invadeva l'Europa, dove stavo? Non lo so. Quindi dobbiamo rivedere il discorso anche, ribadisco, di profezia. E una delle cose più importanti riguarda l'instaurazione del regno. L'Apocalisse di Giovanni annuncia il ritorno di Cristo. Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui. Intanto, ora Gesù non è venuto, quelli che l'hanno trafitto sono morti. Perché la Bibbia mi dice che lo vedranno anche quelli che l'hanno trafitto?
E si vede che stanno da qualche parte quelli che hanno trafitto Cristo. Quello che gli ha ficcato la lancia nel costato era un soldato romano di nome Longino. Dove sta Longino? E da qualche parte starà. Ora qualcuno si starà chiedendo, ma che c'entra tutto questo con la crisi internazionale? Ma andiamo avanti, c'entra. Perché se non comprendiamo questo, non capiremo quello che sta accadendo nel mondo. E nemmeno gli extraterrestri, perché gli extraterrestri fondano le loro società sulla scienza, non hanno le religioni come le abbiamo noi. Hanno la scienza della vita e hanno la scienza della morte. Anzi, alcune civiltà di quelle più avanzate, miliardi di anni più di noi, talmente hanno compreso bene la morte che l'hanno sconfitta. Hanno sconfitto la morte, la malattia e la vecchiaia. E ce ne hanno parlato, quindi è molto interessante quello che questi esseri ci hanno raccontato. Quindi dobbiamo rivedere forzatamente i maestri spirituali, perché i maestri spirituali sono venuti dai loro mondi divini a spiegarci le leggi della vita e le leggi della morte, per prepararci in vita alla nostra morte, non prepararci così, prepararci a una morte post morte felice. E Cristo lo dice. Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure una iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Ma scusa, ma Cristo non parlava di religione, no? Cristo era figlio di un carpentiere di nome Giuseppe e di una ragazzina 17enne di nome Maria. I sacerdoti del Tempio hanno voluto la morte di questo laico di nome Gesù Cristo. Quando Paolo di Tarso scriveva le sue lettere ai Romani, lettera di Paolo alla Chiesa di Roma, ma mica c'era il Tempio, l'Ecclesia è la comunità. Quindi Paolo era uno che Cristo aveva scelto e a cui aveva rivelato la verità per insegnarla. Quindi le chiese di Efeso, di Tarso, di Roma erano comunità, non c'erano vescovi, cardinali, preti, non c'era il tempio, non c'erano messe, non c'era niente. Erano laici i cristiani. Gli veniva insegnata ciò che Cristo aveva lasciato, la legge. Poi dice, interessante, finché non siano passati il cielo e la terra. Perché usa questo termine? Perché la profezia dice che ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. Quindi significa che ci sarà una mutazione delle leggi fisiche che faranno non solo geograficamente e astronomicamente, ma anche fisicamente ci sarà una nuova materia biologica e fisica. E i comandamenti che Cristo ricorda: onore il padre e la madre, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, ama il prossimo tuo come te stesso, sono regole sociali. Non c'è niente di religioso, di chiesastico, sono regole di buona società che noi dobbiamo rispettare, perché, spiega Cristo, c'è una legge che si chiama legge di causa ed effetto. Pietro, rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Ora, Pietro ha ferito Malco, gli ha staccato l'orecchio, poi Cristo glielo riattacca Malco. E Cristo quindi dice che se tu ferisci poi muori, perché la legge di causa effetto ha gli interessi, sovrabbonda. Quindi se tu fai del male riceverai un male peggiore. E lo ripete il Signore. Quando il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, renderà a ciascuno secondo le sue azioni, causa, effetto. Quindi cosa ci insegna il Signore? Che l'universo è un immenso ente intelligente, sensibile, che percepisce il tenore etico delle nostre azioni e ci risponde con fatti reali nella nostra vita. Cioè a dire,
le cause della nostra sofferenza o felicità le mettiamo noi. Noi siamo la causa dei problemi che abbiamo.